Buonasera e benvenuti all'analisi di recap su due mercati, su DAX e FTSE MIB. Qui facciamo un riassunto di che cosa è successo nella giornata. Allora, ritorniamo un pochino indietro nel tempo, alle 9, quando abbiamo avuto di nuovo un rialzo per l'eventuale partenza del secondo T-4. Vi avevo detto che non si poteva chiudere appunto a 19 barre, avevamo bisogno ancora di proseguire. Stacco verso l'alto, nessun superamento di questo massimo a 12.658 che è rimasto in tonso dalla giornata precedente, perché qui abbiamo toccato i 12.649 e siamo andati piano piano a digradare fino a un minimo. Che cosa abbiamo fatto oggi? Oggi abbiamo atteso di vedere se ci sarebbe stata tanta lateralità e così è stato. Infatti, da dopo il primo salto verso l'alto ieri, dalle 9 di mattina fino alle 11 e un quarto, ci siamo abbastanza annoiati, anche perché si andava un pochino su, un pochino giù, si è rimasto in un trading range ben impostato. Il discorso è che in violazione di questo swing inverso 12.604 non siamo entrati short subito per il fatto che eravamo già oltre le 30 candele, quindi come tempo ciclico non c'eravamo. Qui c'è stata poi una bellissima finta di partenza di settimo T-3, ok, rimangiata per non violazione appunto di uno swing. In questo caso noi non ci siamo cascati. Io ho aspettato di vedere se la violazione di questo swing inverso ci avrebbe potuto dare spinta verso l'alto, ma non mi piaceva il fatto che fossimo andati così rapidamente su e immediatamente giù, quindi potenziale raccordo successivo al sesto T-3 o parte del sesto T-3. Sinceramente preferisco fare così, aggiungere un bel raccordo e metterlo qua. E poi che cosa è successo? Poi finalmente è partito in maniera decente il settimo T-3. In violazione dello swing inverso a 12.524, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso uno short. Prima candela rossa bella, seconda bella, poi è risalita di nuovo, ha traccheggiato ed abbiamo chiuso comunque ancora in gain. Ho segnalato che questa operazione poteva essere fatta cautelativamente sia tranquillamente come operazione singola di giornata, e attenzione, solo per il fatto che era molto interessante, l'abbiamo presa anche nel pomeriggio, perché statisticamente non operiamo nel venerdì pomeriggio, ma in certi casi può aver senso. Quindi chi ha voluto farsela in intraday ha tranquillamente potuto chiudere su questa, sulle successive candele. Mentre invece chi ha privilegiato la valutazione della chiusura eventuale di un T settimanale e di un T-3 già ribassista è rimasto come me in overnight con un bel chip, in overnight short ovviamente. In questo caso abbiamo preso altre tutele che non sto a spiegarvi in questo momento, ma ricordiamoci che siamo a 14 barre e che se qui appunto c'è stato un raccordo, come ci si aspetta, fossimo anche arrivati a 21, comunque sotto questo minimo qua avrebbe senso andare a terminare almeno il settimo T-3. Inoltre, l'inverso che cosa? Abbiamo già perlomeno una bella estensione. Abbiamo già, rispetto alla salita che abbiamo avuto verticale, tranne che durante la giornata in cui c'è stato l'interruzione dalle 9 alle 12 del mercato. Guardate sotto le ore, qua sotto. Tra le 9 e le 12 non ci sono candele. A parte questa, abbiamo sempre tirato su come schegge, mentre invece sono già ben 40 barre che stiamo continuando ad aggiornare i minimi e i massimi non vengono temporaneamente aggiornati o superati dopo che vengono fatti. Per cui, interessante, abbiamo quasi un T più 2 inverso rialzista e questo dice tante cose sui cicli superiori che possono essere partiti di nuovo questa volta, l'ennesima volta, da questo massimo qua. Attenzione, in precedenza c'erano state anche determinate finte,
Ma qui siamo andati in violazione di una cosa estremamente interessante, ovvero, dove è finito lo strumento corretto? Ve lo faccio vedere eventualmente un'altra volta. Ecco qua, trovato. Ovvero, scolleghiamolo, di questo swing inverso qui, comunque. E questo è il cardine del ragionamento per il quale siamo andati a rimanere short con una parte dell'operazione. Per quanto riguarda Fuzzy Mib, movimento molto simile, ovvero anche in questo caso, sesto di meno 3 che è terminato probabilmente qui a 33 barre, poi raccordo, guardate quanti raccordi in più ci sono sul Fuzzy Mib rispetto al DAX, raccordino e successivamente partenza di settimo di meno 3 serena con violazione di swing e tempo e violazione del minimo a 11 barre su per ora 14, sappiamo che minimo ne deve fare 24 su Fuzzy Mib. Per cui lo short ci sta per tanti motivi, questo in primis. In secundis, se da qui è partito perlomeno un settimanale, anche qui può esserci un raccordo inverso, ok? E qui eventualmente si è già chiuso a 26 barre, tranquillamente dopo quello che doveva fare. Io il raccordo inverso inizio comunque per sicurezza a metterlo. Ok. Abbiamo che a livello di tempo forse siamo un po' indietro per effetto del raccordo inverso, ma siamo comunque arrivati a 34 barre invece che 40 di T-3 inverso, che in realtà si può già essere fermato qua, per cui su quel massimo lì, su quella candela verde che adesso vi indicherò, può essere già partito serenamente il secondo T-3 inverso, con, come detto, ritardo rispetto a quanto sta succedendo sul DAX, che abbiamo privilegiato per il trade, però siamo nella condizione identica, ovvero se non avremo accordi, robe strane, eccetera, ok? La nostra teoria ci dice che il nostro settimo T-3 è già ribassista e che quindi, nella realtà dei fatti, dovremo avere una prosecuzione del ribasso da lunedì in avanti, almeno per andare a fare la chiusura del settimo T-3 stesso che si è vincolato appunto al ribasso. Questo è quanto per quanto riguarda l'analisi del recap della giornata di oggi. Ci risentiremo nel weekend o domani o dopodomani per quanto riguarda le analisi con grafici a candele giornaliere che ci danno un'idea di cosa stanno facendo i cicli superiori. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci.